Allora, buonasera a tutti, spero che mi sentiate senza problemi. Introduco io brevemente questo incontro. Se per caso non sentite, insomma, avete delle difficoltà, potete scriverci qualcosa in chat. Allora, benvenuti a questo primo incontro di questa rassegna di webinar che abbiamo organizzato, che si chiama Ravenna Sostenibile e Resiliente. Io mi chiamo Sara Dattore, lavoro per Arter, che è una società della Regione Emilia-Romagna, che ha come socio principale la Regione Emilia-Romagna, appunto, ma anche le università e gli enti di ricerca, nazionali che operano sul territorio regionale, oltre al sistema regionale delle Camere di Commercio. Quello che facciamo fondamentalmente è lavorare per mettere in pratica quelle che sono le politiche regionali, soprattutto in materia di ricerca e innovazione. Favoriamo la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo dell'innovazione, la conoscenza, l'attrattività e l'internazionalizzazione del territorio. Io in particolare lavoro per un'unità che si chiama Competenze per l'innovazione, questo è il motivo per cui in questo momento introduco io, nel senso che noi lavoriamo per promuovere appunto questo tipo di competenze su tutto il territorio regionale. Abbiamo diversi uffici, diverse sedi, anche la sede a Ravenna, che è presso il Tecnopolo di Ravenna, di cui vi parleranno dopo Antonella che appunto lavora lì. Vi rubo appunto un minuto per introdurvi insomma, questo incontro. L'incontro si svolge nell'ambito del Festival della Cultura Tecnica, come sicuramente sapete, che è una manifestazione di eventi rivolta a studenti, scuole, famiglie e istituzioni, nata nel 2014 a Bologna, promossa dalla città metropolitana di Bologna, per promuovere e valorizzare la cultura tecnico-scientifica. Dal 2018 è una manifestazione che si è espansa, diciamo così, su tutto il territorio regionale e quindi ogni provincia mette in piedi una serie di eventi dedicati appunto alla cultura tecnica e dedicati soprattutto alle scuole. Il festival viene realizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna ed è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. In particolare, il tema di quest'anno, cioè per l'edizione 2020, che è appunto la settima edizione del festival, è sviluppo sostenibile e resilienza. L'obiettivo è quello di far conoscere l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e appunto, diciamo, sottolineare quelli che sono i benefici attraverso i vari eventi di un approccio resiliente e sostenibile nella scuola, nella società, soprattutto in questa fase abbastanza difficile che stiamo tutti attraversando. Una sola parola sull'Agenda 2030, magari non tutti sanno di cosa si tratta. È un piano d'azione per le persone e il pianeta. È stato scritto, firmato in realtà nel 2015. È stato sottoscritto da 193 paesi delle Nazioni Unite, fra cui l'Italia, per condividere l'impegno appunto per raggiungere una maggiore sostenibilità e soprattutto garantire un futuro migliore al nostro pianeta. Nell'ambito dell'Agenda 2030 sono stati individuati 17 obiettivi, che non vi elenco, comunque vedete l'immagine a fianco, e sono appunto gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ogni obiettivo si declina poi in tanti sottobiettivi e se avete interesse, insomma, potete approfondire perché effettivamente è un aspetto abbastanza interessante. Come provincia di Ravenna e in particolare come attori che vedete qui nella slide, abbiamo organizzato nell'ambito appunto del Festival della Cultura Tecnica a livello provinciale una piccola rassegna, quattro talk dedicati al tema della sostenibilità, la rassegna è appunto Ravenna Sostenibile e Resiliente e abbiamo deciso
deciso di raccontare la sostenibilità attraverso il punto di vista di alcuni professionisti che vengono dai mondi con cui noi organizzatori lavoriamo, ovvero, e cerchiamo soprattutto di supportare il mondo della ricerca, dell'imprenditoria, della cultura e dell'innovazione. I promotori di questa rassegna, di questo ciclo di eventi sono il Laboratorio Aperto di Ravenna, Cresco Coworking, Collabora e il Tecnopolo di Ravenna insieme a noi appunto di Arter e Regione Emilia Romagna. Oggi in particolare il tema dell'incontro è il titolo dell'incontro è Competenze e Professioni della Sostenibilità. E avrà come protagonista il Tecnopolo di Ravenna che intervisterà Valeria Casson Moreno, ricercatrice dell'Università di Bologna. Lascio al Tecnopolo la parola per presentarsi e introdurre la nostra relatrice e vi ringrazio. Grazie mille Sara. Buonasera a tutti, io sono Antonella Iacondini, referente tecnico per Cifra, che è il gestore del Tecnopolo di Ravenna. Brevemente, per raccontarvi cos'è il Tecnopolo di Ravenna, vi condividerò lo schermo. Ecco che vi racconta esattamente che cosa fa il Tecnopolo. Il Tecnopolo di Ravenna è una realtà che raccoglie, per la provincia di Ravenna, gli enti pubblici e privati che svolgono ricerca di tipo industriale. Il ruolo del Tecnopolo è mettere in comunicazione tutti i soggetti interessati allo sviluppo della ricerca industriale, supportando protagonisti dell'innovazione a connettersi fra loro e progettare insieme idee innovative. La sede di Ravenna è specializzata in tematiche ambientali come monitoraggio ambientale, sistemi di gestione ambientale e dei rifiuti, blue growth con ecologia marina e nautica. Si svolgono inoltre ricerche su efficienza energetica e su restauro e valorizzazione del patrimonio culturale. La sede di Faenza è specializzata nei materiali avanzati, concentrandosi su innovazione e industrializzazione in ottica di ecodesign ed economia circolare e su efficienza energetica e sostenibilità, con attività di trasferimento tecnologico e di supporto a start-up e spin-off. Il Tecnopolo di Ravenna, con le sue due sedi, è gestito dal Centro per l'Innovazione di Fondazione Flaminia, CIFLA, e fa parte della rete dei Tecnopoli della Regione Emilia-Romagna. Ecco qui, vi ho voluto prima di tutto far vedere questo video per introdurvi diciamo, il mix di competenze con le quali noi abbiamo sempre a che fare sul nostro territorio. L'evento a cui partecipiamo oggi è un evento che si svolge in tutta l'Emilia-Romagna, ma per la prima volta si svolge con eventi dedicati in ogni provincia. È un evento che è nato a Bologna, ma che per la prima volta ha eventi provinciali. Allora, proprio per questo, noi questa volta abbiamo voluto intervistare la nostra ospite per parlarvi di competenze che sono una peculiarità proprio del territorio ravennate. Perché adesso, da come vi racconterò, diciamo, le cose di cui parleremo oggi sono un qualcosa che si può imparare anche a livello nazionale solo nel corso che si svolge qui a Ravenna. Quindi vi presento Valeria Casson Moreno, che gentilmente è nostra ospita oggi. Vi racconto un po' chi è. Valeria è laureata in ingegneria chimica per lo sviluppo sostenibile e ha un dottorato in sicurezza industriale. È docente di impianti chimici e progettazione di processi offshore in diversi corsi di laurea, come il corso di laurea magistrale offshore engineering, la laurea in tecniche della prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro e la laurea in ingegneria chimica e biochimica.
Attualmente le sue linee di ricerca sono orientate verso la valutazione della sostenibilità di nuovi processi e materiali di fonti energetiche rinnovabili. Quindi nessuno meglio di lei ci può raccontare quali possono essere, diciamo, gli indirizzi che in questo campo un giovane che vuole interessarsi a professioni della sostenibilità può trovare. Questo è un campo molto particolare che però in realtà può trovare sbocchi non solo nel nostro territorio, ma veramente in tutto il mondo. Ci sono tecnologie in fortissimo sviluppo, sviluppo molto veloce, e quindi forse non tutti sappiamo di avere veramente un corso unico sul nostro territorio molto prezioso. Per cui vi introduco Valeria. Grazie. Vi saluto. E niente, partirai con una prima semplice domanda, Valeria. Cioè, un giovane, visto che stiamo parlando di questo, un giovane che voglia avvicinarsi a delle competenze e tecniche specialistiche che guardino alla sostenibilità sul nostro territorio, quali opportunità trova nel vostro campo? Sarebbe un giovane molto fortunato, nel senso che se pensiamo al panorama che abbiamo di fronte, in Italia ci sono circa indicativamente un 300 piattaforme offshore che andrebbero dismesse, che sono verso fine vita. Quindi diciamo che questa è una grande opportunità per chi vuole approcciare un percorso di sostenibilità in ambito prettamente tecnico. È un'attività davvero non trascurabile. Probabilmente molti di voi le hanno viste, si vedono anche dalla spiaggia Ravenna, le piattaforme. Dismetterle, cosa vorrebbe dire? Da un lato si potrebbe decidere di smantellarle, ma dall'altro si potrebbe pensare di riconvertirle ad un altro utilizzo. Quale? Uno dei possibili, uno interessante dal punto di vista della sostenibilità, può essere quello energetico. E se noi ci guardiamo intorno, quando siamo in piattaforma, siamo circondati dal mare, ma anche da altre, per esempio fonti energetiche rinnovabili come il sole, come il vento e appunto il mare stesso, l'energia da onde. E questo è un concetto molto importante, il concetto di energy transition, cioè di transizione energetica da quelle che sono gli utilizzi più classici legati all'oil and gas, che invece poi vengono riportati a quello delle energie rinnovabili. E tutti avremo visto magari qualche immagine di fattorie eoliche piuttosto che di pannelli o quant'altro. Quindi l'energia dal mare è una prospettiva lavorativa molto concreta nell'ambito Ravennate, che mette insieme appunto sostenibilità, territorialità e competenze tecniche. In questo senso appunto le figure professionali che possiamo pensare sono legate quindi alla progettazione di tali impianti, cioè di impianti che funzionino in energie rinnovabili nell'ambito offshore, alla gestione di progetti, alla realizzazione dei progetti stessi e poi da ultimo all'esercizio degli impianti stessi. Per cui ci sono tanti livelli e tanti ambiti che mettono insieme appunto sostenibilità, competenze tecniche e territorialità nel caso di Ravenna. Antonella, sei mutata, credo. Avresti magari qualche esempio da farci vedere di questi di queste applicazioni che ci possono essere? Beh, potrei fare certo degli esempi applicativi. Un esempio classico è anche qualche foto da farci vedere, qualche. Sì, certo, vi posso mostrare ad esempio, magari varrebbe la pena fare una piccola digressione e spiegare perché c'è questa, diciamo, siamo così speciali nell'ambito dell'ingegneria dell'offshore e siamo fortunati. Fatemi trovare il modo di condividere, ecco qui lo schermo, scusatemi. Allora. Scusate un secondo, eccoci qua. Eccolo. Si è un po' lamentato, ma ce l'ha fatta. Ecco.
Per esempio, facendo una piccola digressione, come vi dicevo, perché sono così importanti le competenze tecniche nell'ambito offshore che abbiamo a livello territoriale? Perché vanno sfruttate in un'ottica di sostenibilità? Partiamo subito da un esempio pratico. Quello che vedete qui in questa immagine è una costruzione unica al mondo ed è il campo petrolifero offshore nel Mar Caspio, è il campo di Kashagan. E questo è un'opera di ingegneria totalmente italiana. E, come vedete, la peculiarità è quella di aver costruito un'isola artificiale per realizzare degli impianti produttivi. Un altro esempio lo vedete qui, anche qui un ambiente completamente estremo, è il mare di Barents, che è a nord del circolo polare artico, e quello che vedete è un'unità flottante, quindi una piattaforma flottante, sempre per l'estrazione di petrolio, e anche qui la competenza, la maternità è italiana, e questo è stato possibile, questa è stata la prima installazione che è stata autorizzata in un ambiente così delicato, ed è stato possibile perché si fidano di noi, delle nostre competenze tecniche e anche della nostra attenzione ai problemi di sicurezza e di ambiente. È per questo che, diciamo, noi in quest'ambito abbiamo delle forti competenze che sono riconosciute a livello mondiale. Quindi tutto quello che è il pregresso dell'offshore è legato all'oil & gas, non va, diciamo, rinnegato in un'ottica di sostenibilità, va semplicemente migrato e ritrasformato in qualche cosa che può essere, per esempio, l'energy transition. E questo è un qualche cosa che appunto viene particolarmente supportato anche a livello europeo. Quindi il traino di questo settore, quello dell'oil and gas intendo, ci sta permettendo di espandere le nostre competenze tecniche in ambiti diversi, più nuovi, come quelli di cui parlavamo prima delle energie rinnovabili. E questo è uno sforzo che viene fortemente appunto suffragato, sostenuto dall'Unione Europea, ad esempio con programmi come quello che nominavi anche tu prima durante il video di presentazione del Tecnopolo, il programma che si chiama Blue Growth, che sostiene appunto delle azioni di ricerca, di promozione di tecnologie e della loro implementazione e avviamento in nuovi settori industriali che sono legati appunto all'aspetto del mare, dell'oceano, dell'offshore. E questo programma in particolare promuove a livello internazionale delle iniziative proprio che vertono su queste tecnologie offshore, che non sono più quelle legate alle applicazioni tradizionali, ma sono quelle più diverse. Se vogliamo vedere qualche esempio, abbiamo una prima grande sfida che ci viene posta a livello europeo, che è quella appunto di convertire il trasporto, i combustibili da trasporto marittimo, che storicamente sono sempre stati dei combustibili pesanti ad alto contenuto di zolfo, quindi fortemente inquinanti, e pensare di migrare a qualcos'altro, come per esempio il gas naturale liquefatto, un combustibile già intrinsecamente molto meno inquinante e a basso contenuto di zolfo. Questa è una delle sfide. Un'altra sfida è invece quella di cui parlavamo prima, cioè lo sfruttare le risorse che abbiamo attorno a noi in mezzo al mare in termini di energie da fonti rinnovabili. Una di queste sono appunto i campi eolici. I campi eolici esistono e vengono molto utilizzati ad esempio in Norvegia, nel nord Europa, nel mare del nord, ma anche per esempio in ambienti oceanici come le isole Canarie. Quelle che vedete in alto a destra sono delle piattaforme delle installazioni più convenzionali, fisse, sono le classiche wind farm, che ormai sono delle tecnologie, se vogliamo, quasi obsolete, in quanto quelle che vedete in basso a sinistra sono di tipo flottante e consentono di ottenere addirittura sono quattro volte più vantaggiose dal punto di vista economico. E quindi queste sono le frontiere sulle quali, ecco, stiamo lavorando col supporto dell'Unione Europea. Un altro esempio non è prettamente legato a quella che può essere semplicemente l'ingegneria, ma guardiamo anche a degli orizzonti un po' più ampi. La Blue Growth promuove anche la sostenibilità non solo in termini di energia da fonti rinnovabili. Qui vediamo per esempio
un qualche cosa che nei paesi del nord appunto è già di grande importanza, che sono le che è più legata all'iticoltura. Queste sono le cosiddette fish farming, che per esempio in Norvegia a livello offshore stanno affiancando, ma anche superando, se vogliamo, le classiche tecnologie utilizzate per l'allevamento ittico. Quindi perché questo si collega al discorso precedente? Perché tutte le competenze tecniche che si sono raggiunte negli anni in un ambito più tradizionale come quello dell'oil and gas, quindi non so, anche dei concetti di robotica, di automazione, comunque in generale la capacità di eseguire operazioni complesse in un ambiente delicato ma difficile come può essere il mare aperto, vengono piano piano migrate in un'ottica di sostenibilità in altri ambiti. In questo senso, questi sono solo alcuni degli aspetti e delle competenze che in particolare chi vuole lavorare nel territorio ravennate può avere come obiettivo, e sono alcuni dei punti o delle appunto competenze e conoscenze che cerchiamo di sviluppare nell'ambito del corso di laurea di Offshore Engineering, che è un corso di laurea dell'Università di Bologna con sede a Ravenna, quindi è completamente ravennate come corso. Benissimo, molto interessante, mi piace moltissimo questa, diciamo, sorta di trasferimento, non sorta, questo trasferimento tecnologico che sta avvenendo. È una cosa molto virtuosa, credo, no? Il passare le conoscenze da una tecnologia a un'altra, da una tecnologia che dobbiamo abbandonare per forza di cose, e in questo periodo di transizione riuscire a capire che comunque all'interno di e a trasferire quelle che all'interno di queste tecnologie sono le conoscenze acquisite in decine di anni di lavoro anche molto duro, perché immagino che il lavoro in mare aperto sia un lavoro molto... Cioè che tutto sia più difficile in mare aperto, insomma. Certo, tutto molto più complesso e molto più sfidante. Veramente molto interessante che anche si possano, diciamo, ribaltare conoscenze che magari a prima vista non sembrerebbero avere nulla in comune, ecco. Ma quindi, cioè, queste tecnologie sono veramente tutte molto interessanti. Molto interessante è l'ambito della dismissione come l'ambito del rinnovamento in nome della sostenibilità. E ovviamente molto interessante, soprattutto anche dal mio punto di vista, il fatto che sia una peculiarità del nostro territorio. Concretamente, quale percorso di studi uno studente potrebbe fare, un studente che si iscrive ai vostri corsi, davanti a quale tipo di percorso si trova? Ecco, potrei portarvi l'esempio appunto del corso di laurea in Offshore Engineering che si tiene a Ravenna ed è un corso di laurea magistrale, interclasse, e completamente erogato in inglese, dal quale possiamo vedere brevemente gli aspetti principali. In modo proprio da vedere quali sono le competenze, le conoscenze che cerchiamo di sviluppare negli studenti proprio per potersi approcciare al panorama che abbiamo descritto precedentemente. Allora, il corso intanto è fortunato dal punto di vista dell'essere stato fortemente voluto a livello sul territorio da molti partner industriali. Quindi la pianificazione dei corsi, i loro contenuti, sono stati ideati proprio in un continuo, diciamo, interfacciarsi di la parte accademica con la parte industriale. I partner industriali sono quindi anche molto coinvolti sul supporto didattico, quindi per esempio tengono presso noi dei corsi e ospitano spesso tirocini e tesi. Un altro aspetto molto positivo è questo network internazionale. Oltre ad avere appunto studenti che provengono veramente da tutto il mondo e che hanno dei background abbastanza, per quanto comuni, molto diversificati tra di loro, c'è anche una forte tendenza all'internazionalizzazione, quindi ad interfacciarsi con quelle altre sedi accademiche, come vedete qui elencate, che hanno anch'esse, diciamo, una certa tradizione in quest'ambito.
Il corso, diciamo, per dare un'idea della struttura, si basa su, appunto, a partire da una laurea di primo livello, perché questo abbiamo detto essere un corso di laurea magistrale, a partire da una laurea di primo livello, quindi una laurea triennale, abbiamo, diciamo, tre curricula, quindi tre specializzazioni diverse che sono tra loro complementari e tutte e tre ugualmente importanti nell'ambito dell'offshore, che però vengono, diciamo, a posarsi su una base di percorso comune di omogeneizzazione per tutti i tre percorsi. Quindi, diciamo, usciamo dalla laurea triennale, ci troviamo in un corso internazionale con dei background diversi e diversificati, affrontiamo un percorso di omogeneizzazione per essere sicuri che le competenze e le conoscenze pregresse siano a livello per tutti quanti, poi ciascuno sceglie il percorso che crede di voler intraprendere. I percorsi possibili, come vedete, sono tre: uno più legato agli aspetti energetici, uno più legato alla sicurezza e all'ambiente e l'altro più legato alle strutture offshore. E adesso ve li presenterei brevemente per darvi proprio un'idea in concreto di quali competenze si sviluppano e quali competenze tecniche sviluppiamo all'interno di ciascun percorso. Allora, per quanto riguarda la track o curriculum energy, questo di fatto nasce per approfondire degli aspetti tecnologici di produzione energetica offshore. Quindi sia per quanto riguarda aspetti tradizionali della produzione energetica, quindi legati all'oil and gas di cui parlavamo prima, che sicuramente quelli innovativi di cui abbiamo parlato successivamente, cioè quelli legati alle risorse rinnovabili. E dal punto di vista della congruenza didattica, questo curriculum viene scelto da studenti che magari hanno un background più legato alle discipline dell'ingegneria industriale, come l'ingegneria chimica, l'energetica o la meccanica. Ma questa è solo una statistica che vi riporto, non è precluso a nessuno delle altre figure l'ingresso a questo tipo di curricula. Di curriculum. La struttura più nel dettaglio è quella quindi di un primo anno che completa, se vedete, i tipi di insegnamento e omogeneizza, come dicevamo prima, quindi completa quelle che sono le competenze di un ingegnere triennale e omogeneizza le conoscenze per sulla base del fatto che tipicamente appunto abbiamo dei background molto diversi. Mentre al secondo anno abbiamo più un approfondimento di quelle discipline che hanno a che vedere appunto con le risorse rinnovabili e la produzione di energia. Ci sono poi degli aspetti complementari che sono anche comuni agli altri percorsi, come per esempio il health and safety, cioè la sicurezza, l'ambiente, e magari anche attraverso i corsi a scelta che gli studenti possono scegliere, appunto, l'attenzione a delle competenze che poi sono trasversali ai tre curriculum, perché questi esami per inciso possono essere scelti da tutti, che riguardano più, per esempio, la tutela del mare attraverso processi e concetti di biotecnologie, piuttosto che magari concetti di ingegneria navale. Per quanto riguarda invece il secondo curriculum, quello orientato all'ambiente e alla sicurezza, questo tipicamente viene scelto maggiormente da studenti che hanno un background più legato all'ingegneria dell'ambiente e territorio. Di nuovo vediamo sempre una serie di argomenti che sono tipici di queste discipline e che servono alla solita omogeneizzazione e completamento delle conoscenze, e poi abbiamo invece degli argomenti che sono più di sviluppo su elementi di geotecnica, georisorse e geomatica, cioè tutte quelle discipline che studiano i dati che sono in qualche modo georeferenziati. Come secondo anno abbiamo appunto una specializzazione, un affinamento delle competenze in quegli ambiti che sono più focalizzati appunto alla tutela del mare, alla sicurezza degli ambienti offshore, che siano essi marini o portuali.
Ultimo, ma non di certo per importanza, è il curriculum delle strutture offshore, che è molto adatto, diciamo, a chi ha un background legato all'ingegneria civile o ambiente e territorio. Di fatto il primo anno, che vediamo un po' esemplificato con una lista d'esame in questa slide, è molto simile al primo anno che si ha in una laurea magistrale in ingegneria civile, anche se all'interno dei corsi ci sono delle specificità che sono prettamente offshore, e anche le competenze sono volte a sviluppare proprio aspetti tipici e peculiari dell'offshore, come all'interno dell'esame in project management piuttosto che in gestione dei materiali. E anche qui il secondo anno è dedicato alla specializzazione, all'accrescimento, al completamento della figura professionale, che è dedicato, nel caso della track strutture, appunto alla progettazione e alla modellazione di strutture prettamente appunto offshore. È molto focalizzato su quello. E questo, diciamo, è il quadro delle competenze e delle conoscenze che noi andiamo a costruire negli studenti che decidono di intraprendere questo percorso tutto ravennate. Allora, questo è interessantissimo, intanto molto bello che finalmente vengano messi dei corsi, quelle che chiamano le skills trasversali, come il project management, che è veramente fondamentale, perché chi come me lo impara sulle proprie, diciamo, strada facendo, fa molta fatica. Invece avere delle basi teoriche, teorico-pratico su queste cose è veramente interessante. E veramente innovativo, non innovativo perché ci sono già stati casi, però diciamo un qualcosa di veramente speciale è il fatto che ci sia questa grande connessione con l'industria, il fatto che il corso sia un corso che alla fine è scaturito da una richiesta dell'industria. Sì. So che c'è anche proprio un tavolo tecnico scientifico che è gestito da entrambe le parti. Questo va molto verso quello che adesso sta venendo non tanto di moda, sta diventando tanto un'esigenza che diciamo l'innovazione non può essere più fatta solo da una delle parti, solo l'innovazione super tecnica delle imprese o l'innovazione accademica, ma che sia quello che si chiama adesso il concetto del triple helix, che vede sempre la collaborazione tra le competenze e le necessità delle imprese, le competenze e le necessità dell'accademia e, terza ma non meno importante, le competenze e le necessità del pubblico, della pubblica amministrazione che deve fare le normative. Quindi immagino che anche le competenze che escono da questo debbano e possano essere di aiuto anche nei percorsi decisionali su queste cose che sono molto, cioè anche tutti i piani energetici. Sicuramente, sì. Anche a questo livello di ricerca siamo spesso chiamati, esatto, a intervenire. Infatti, perché ormai la connessione con... finalmente si è capito che appunto la normativa ha bisogno dei tecnici a stretto contatto, perché... ormai siamo in un mondo dove la tecnologia va così veloce che la maggior parte delle volte le normative arrivano quando la tecnologia è troppo vecchia. Esatto. E questo è molto importante. Abbiamo, diciamo, visto tutta la parte teorica che incontra uno studente, ma è un percorso che viene fatto, diciamo, tutto dal punto di vista teorico, o si riesce anche a comprendere delle attività pratiche? Perché io mi immagino nei corsi, diciamo, più classici, l'attività pratica di laboratorio è più semplice. Qui si riesce a fare un'attività pratica? Allora, qui siamo molto fortunati, nel senso che appunto il fatto di essere stati fortemente voluti ed essere in continuo contatto con l'ambito industriale attraverso i tavoli tecnici, o come anche lo chiamiamo noi, lo steering committee, cioè proprio quello che ci guida nel dire quali competenze e quali conoscenze vorrebbero avere nelle figure professionali. Noi ci troviamo periodicamente, almeno due volte l'anno, proprio ad un tavolo, seduti tutti insieme. Ora è un po' diverso, magari non fisicamente. Il tavolo non c'è più. Esatto. E proprio ti interrompo solo un secondo per una cosa pratica. Se volete fare domande, c'è la chat nella quale potete scriverle. Io poi le leggerò a Valeria.
Scusate, mi scusa Valeria se ti ho interrotto. Mi dicevi del tavolo? Certo, nel tavolo praticamente proprio le persone, i rappresentanti aziendali ci dicono: ah, ma noi piacerebbe, ci servirebbe tanto che i ragazzi che escono dal curriculum strutture avessero per esempio delle forti competenze in mooring, cioè un topic specifico legato alle strutture. Allora a quel punto noi ci guardiamo e vediamo quante di queste competenze abbiamo all'interno del nostro corpo docente. Per fortuna è un corpo docente abbastanza anche giovane, che fa anche molta ricerca sempre in questo stesso ambito. Altrimenti quando pensiamo che certe competenze siano più opportune dal punto di vista che le metta il partner industriale, è spesso lui stesso che viene a fare delle lezioni o dei seminari o facciamo delle lezioni anche diciamo condivise in qualche modo. E poi appunto c'è sempre la possibilità di tirocini nonché di gite, anche perché essendo noi appunto così legati alla realtà territoriale riusciamo, e anche siamo aiutati dal rapporto numerico docente-studente a poter portare i ragazzi in gita in impianto. Ora la situazione è un po' ferma nell'ultimo anno per motivi evidenti che non sono legati a noi. È tutto fermo. Certo, però quello che potrei farvi vedere ad esempio questo videolino, spero che non parta l'audio in modo da uccidere nessuno, perché prima ho fatto la prova ed era abbastanza... Però magari se è fatto forte abbassate il vostro. Li abbiamo portati, li portiamo una volta l'anno in piattaforma, perché è giusto che capiscano la realtà dal punto di vista pratico. Vi faccio vedere il resoconto delle nostre gite in piattaforma. Mm-hmm. Vediamo se parte. Scusate. Ecco. Ecco, questo era un piccolo esempio di una delle varie gite che... È bello, è molto interessante. Bene, allora adesso vedo... No, domande non ce ne sono, se qualcuno vuole fare qualche curiosità sui corsi fa ancora... in tempo a farcele. Intanto ti chiedo una cosa io, Valeria.
Abbiamo parlato, diciamo, della didattica del corso di offshore, ma a livello di ricerca, nel vostro dipartimento, di che linee di ricerca ti occupi, vi occupate, insomma? Ce ne sono tantissime nell'ambito offshore, proprio anche nei diversi ambiti, diciamo, che rispecchiano il curriculum, i curricula che hai visto. Mm-hmm. Posso portare l'esempio di quello che facciamo noi nel nostro gruppo di ricerca, che siamo più legati, se vuoi, alla track energy e safety. E, per esempio, una cosa di cui ci stiamo occupando adesso è la possibilità di utilizzare delle piattaforme offshore legate più all'estrazione di gas naturale, che sono verso fine vita e che però ancora hanno una certa quantità di gas che può essere utilizzato. Quando però non ha più senso magari utilizzarlo in modo convenzionale, o quando per esempio produrre energia in piattaforma bruciando il gas anche può non avere senso, e questo può succedere in caso in cui la piattaforma sia in una location molto remota, possiamo pensare di trasformare il gas naturale, e qui viene fuori un po' l'anima dell'ingegnere chimico, in un altro vettore energetico più compatto, come può essere il metanolo. E questa non è una cosa che ci siamo inventati noi. C'è George Hola, che nel 2005 ha vinto il premio Nobel proprio teorizzando delle possibili vie per la produzione di metanolo, e una di queste è la via da metano. Però proprio perché lui è stato così importante e così la sua idea è stata così innovativa e vincente, sono proliferate tutta una serie, come tipicamente succede, di proposte di processi per produrre metanolo da metano in qualsiasi modo possibile. E qui entra l'ambito della sostenibilità, cioè noi ci occupiamo di valutare comparativamente tutte queste proposte che ci sono a livello teorico o magari su scala di laboratorio, e vedere quale di queste ha veramente senso su scala industriale reale, e vedere se queste proposte sono sostenibili dal punto di vista sicuramente ambientale, dal punto di vista sociale della sicurezza e dal punto di vista economico, e con particolare attenzione, insomma, al fatto che possano essere sviluppate offshore. Quindi, per esempio, una soluzione che deve stare in un ambiente particolare e anche compatto. Certo. Un esempio, ecco, di qualche cosa che facciamo noi in quest'ambito. Quindi, insomma, molto interessante, e anche, diciamo, gli sbocchi sono professionalità che, diciamo, possono essere un po' più diciamo prevalentemente sul campo, ma anche attività più di ricerca e di laboratorio. Certo. Benissimo. Io direi che vedo che non ci sono domande, quindi è stato sicuramente comunque tutto molto molto chiaro. Intanto vorrei ringraziare moltissimo Valeria, perché è stato veramente un incontro molto interessante, il primo di questi incontri. Vi segnalo il prossimo, che sarà il 19 novembre, verrà organizzato da Collabora, che vi racconterà della nuova call per le startup e vi farà conoscere Keep Art Forever, che è un progetto di impresa nato da due scienziate che si occupano di conservazione dei beni culturali e lavorano per la prevenzione sulle opere d'arte. Per veramente qualsiasi domanda su questo argomento potete contattarci a questi indirizzi. Vi segnalo anche che l'evento sarà disponibile sul sito del Tecnopolo, è stato registrato e sarà disponibile sul sito del Tecnopolo o anche sulla pagina Facebook del Laboratorio Aperto. Io per ora vi saluto, ringrazio ancora infinitamente Valeria per tutte le cose interessantissime che ci ha raccontato. Siamo voi, è stato un piacere. Grazie, passo la parola a Sara se vuole fare un saluto. Sì,
se riesco anche a riattivare il video. Beh, visto che adesso non siamo numerosissimi, però intanto grazie Valeria, grazie Antonella, davvero interessante. E, volevo magari chiedere ai partecipanti se avevano voglia di, insomma, di condividere un po' con noi quello che avevano ascoltato, no? E, in questo, dunque, attraverso, dunque devo condividere il mio schermo. Se ci siete, vi chiederei di collegarvi al sito www.menti.com e usare questo codice 8417026 e dicendoci insomma un po' quelli che sono i concetti e le parole chiave che vi hanno particolarmente colpito in questo, durante questo breve talk, appunto, rispetto a quello che Valeria ci ha raccontato. E, se mi fate sapere se vi siete collegati e se cominciate a magari scrivere. Io devo interrompere la condivisione perché mi collego direttamente al sito. State scrivendo. Ho visto che Giulia forse ha scritto qualcosa. Antonella, hai il microfono spento se stai parlando con noi. Se mi ridici il codice lo scrivo qui perché non riescono. Allora, è 8, adesso dovresti avere il mio schermo condiviso, giusto? Ah, sì, 8417026. 026, lo scrivo anche qui nella chat. Diciamo che man mano che vengono inseriti i concetti si riempie questa nuvola. Ok, sostenibilità, trasferimento tecnologico, offshore. Poi io già che ci sono volevo fare una domanda se sono collegati gli altri partecipanti. Ah beh, alcuni si sono disconnessi. Dovevamo chiederlo prima. Dirlo prima che facevamo il Mentimeter, sì, il Mentimeter. Siamo... Vabbè, ci terremo questi tre concetti fondamentali effettivamente, che è la sintesi di quello che ha espresso Valeria. E, va bene, io a questo punto interrompo, ecco. Ah, non, Mattia diceva non mi si connette. Sì, Mattia diceva che non si connetteva, però non so come... Chissà se ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Eccolo. Ah, ecco. Mattia, tra l'altro, se posso salutarlo, perché è un nostro studente. Immaginavo. Ha fatto la laurea triennale con noi. Va bene. Posso aggiungere una parola io? Me la dico da sola o no? Non vale così. Certo. Puoi aggiungerla. Transizione energetica. Ecco. Giusto. Nel senso del passaggio dalle fonti energetiche combustibili tradizionali a quelle rinnovabili e più sostenibili. Ah, Valeria, Mattia sta scrivendo anche la magistrale. Sì. È che io la magistrale appunto insegno ad offshore. Ah, ok.
Va bene, io direi che da parte nostra è parlato Sono qualcuno. ravennate per quanto riguarda i corsi alla magistrale. Non di origine, però. No, 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 io sono di Chioggia, quindi stesso mare, Si stessa scuola, sente. stesso mare. Va bene, se poi magari Sara ci condividi la figura che è saltata fuori, anche se le parole non, se non sono riusciti in tanti a farlo, lo possiamo mettere come immagine sul sito. Sì, assolutamente, anzi, ci salutiamo secondo me su questa immagine. Allora, Io da grazie a parte mia vi ringrazio. Anto, forse puoi chiudere tu, non lo so. No, no, non importa, tanto ho detto il prossimo appuntamento prima e Esatto, quindi. vi ricordiamo il prossimo, a cui poi ne seguiranno altri due, man mano vi diamo indicazioni rispetto a quelli successivi. Vi ringrazio tanto, ringrazio soprattutto Valeria e Antonella, le altre realtà Cresco, il laboratorio aperto, Colabora e infine appunto anche il Tecnopolo che hanno messo insieme questa rassegna e niente, ci vediamo qui fra una settimana.